Buongiorno, devo andare velocissima perché mi sta finendo lo spazio sulla scheda di memoria e mi sta finendo anche la batteria della fotocamera. Allora, questo è un video per raccontarvi un trucco improvvisato. Un trucco improvvisato è fatto con tre matite. Come vedete bene, queste matite sono tutte e tre della marca Zante, solo che due matitozzi sono color matita, sono color legno e un matitozzo è rosa. Allora, il matitozzo rosa fa parte della collezione permanente della Zante, la collezione chiamiamola per adulti, ed è fatto in questa maniera, è un rosa molto tenue, e invece gli altri due colori sono un rosso e un bianco, e sono colori che sono pensati per il trucco di carnevale per i bambini. Ora io ho già fatto le macchioline di colore sulla mano, qui vedete il rosa che fa parte della collezione permanente, costa sui 5-7 euro, dipende dai negozi, e poi c'è il bianco che a me piace paragonare al bianco della NYX, al colore che si chiama Milk della NYX, sebbene il colore della Santé sia un po' meno fosforescente di quello della NYX, ma comunque abbastanza che spicca, e poi c'è il rosso. Allora, io con questi tre colori ho fatto tutto l'intero trucco che si trova sulla mia faccia. Come ho fatto? Prima di tutto ho preso il rosso e il rosa, ho fatto una macchiolina, ho disegnato una macchiolina rossa sulla mano, poi ho aggiunto il rosa, poi ho mescolato tutto con il dito indice, vedete ancora qui delle tracce, e questo colore intermedio che è venuto fuori l'ho applicato su tutta la palpebra mobile e poi anche sulle guance. Sulle labbra invece ho applicato semplicemente un pochino di rosso, non direttamente dalla matita, ma sempre con lo stesso sistema. L'ho messo prima sul dorso della mano e poi ho prelevato con il ditino e ho fatto tap tap con il dito sulle labbra. Che ci ho fatto invece con il bianco? Con il bianco ho fatto una piccolissima striatura di bianco qui sotto le sopracciglia e poi ho sfumato e ho fatto anche una striatura di bianco al centro della palpebra e poi ho sfumato tutto. Con la matita rossa applicata in una maniera leggerissima, solo un filo, ho fatto una righina piccola 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 qui in uscita sull'occhio e poi ho applicato la matita rosa all'interno dell'occhio. Questi sono colori tutti e tre che non sono morbidissimi, non sono però neanche duri, e questo fa sì che applicati e sfumati bene resistano abbastanza sul viso. Sono colori che sono applicabili dappertutto sulla faccia, specialmente i colori per bambini, perché sono appunto pensati per il trucco per carnevale e sono pensati per essere messi così in maniera originale, in maniera carnascialesca, come dovrebbe essere l'aggettivo legato al carnevale, in giro un po' veramente su tutto il visino dei bimbi. A me piacciono molto queste matite perché veramente in 5 minuti si fa un trucco veramente veramente carino. Sulle labbra vedete che le labbra sono un po' lucide, poi ho completato il tutto con un po' di balsamo della Martina Gebhardt. Come vedete, il mio balsamo è un pochino in decomposizione come al solito perché c'è una plastica protettiva sopra all'adesivo di carta, e questa plastica protettiva tende con il tempo un po' a staccarsi, e specialmente con heavy rotation di questo balsamo. Questo balsamo io lo alterno a tanti altri balsami, e però comunque compare spesso nella mia routine trucco e protezione labbra. E che altro ho fatto? Ho semplicemente poi piegato le ciglia con il fedele piegaciglia e poi ho messo il bimascara della Lavera. Il bimascara della Lavera, ho applicato prima la parte allungante che è fatta in questo modo, e poi ho messo la parte volumizzante che è fatta in questo modo, con lo spazzolino fatto in questa maniera. Questo trucco è stato veramente facilissimo, ci avrò messo forse 5 minuti, 4 minuti a farlo. Mi piace molto il colore che viene sulle labbra del rosso prelevato direttamente dalla mano e non applicato straight on the lips, cioè direttamente dallo stick qui della matita alle labbra. Mi piace veramente molto perché vedete non viene rosso, viene una specie di rosa ed è veramente carino perché illumina subito. E niente, e questa era semplicemente un pastrocchiare così giocoso che
poi finito tutto in una specie di trucco che io ho provato a fare oggi e che mi piace molto, quindi ve ne volevo parlare. E basta, e questo video è finito anche perché sono le 2 di notte, forse sarebbe il caso di andare a smontarsi la faccia e mettersi il pigiamino. E quindi vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, qualunque cosa stiate facendo. Incredibile ma vero, ce l'ho fatta nei pochi minuti a disposizione, la batteria è ancora viva, evidentemente questa fotocamera mi vuole bene. Ciao, ciao, ciao.